È Gino Malfatti, consigliere UDC, il nuovo presidente della Capannori Servizi, la più grande società partecipata del comune di Capannori, che gestisce la residenza per anziani, centro diurno Casa Gori, la piscina comunale, la farmacia e la civica scuola di musica. La nuova nomina va a sostituire quella del segretario del PD, Angelo Fruzzetti, che ricopriva questo incarico da 2 anni. In conferenza stampa il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha sottolineato che un fatto tecnico-giuridico che prevede una riduzione di membri ha permesso di fare questa nomina che risulta essere un avvicendamento naturale dopo tanti anni. Non si tratta quindi di un segnale di carattere politico volto a inglobare Malfatti nella nuova associazione I Viaggiatori promossa dal sindaco. La nomina della Capannori Servizi è una nomina che attiene a altre sfere, attiene la professionalità della persona, attiene le competenze della persona e l'esperienza maturata in consiglio comunale. Quindi nessun intento dietrologico dietro questa nomina. È una nomina che è basata su, credo, le caratteristiche importanti della persona e il fatto che per legge dobbiamo ridurre il consiglio d'amministrazione da 3 membri a 1, e quindi abbiamo approfittato per modificare completamente tutta l'impostazione e dare una responsabilità a un giovane che può, credo, dare importanti soddisfazioni all'intera amministrazione. Il nuovo presidente si è dimesso dall'UDC per adempiere al nuovo incarico, la cui nomina è stata ponderata innanzitutto sulla base di specifiche competenze ed un'adeguata esperienza in campo amministrativo, come ha tenuto a precisare lo stesso presidente che ha già in progetto l'introduzione di nuovi servizi. Gli obiettivi del mio nuovo incarico saranno sicuramente mantenere i servizi che offre l'azienda alle solite tariffe, e vedere di riuscire ad ampliare anche qualche nuovo servizio da inserire. Vi ringrazio veramente perché hanno fatto un grosso lavoro in questi anni.